Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: sono lontani i tempi in cui, dietro le quinte di Amici, sbocciava l'amore tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez a scapito dei loro rispettivi partner dell'epoca, ovvero Emma Marrone e Fabrizio Corona. Partiamo dal presupposto che quello che è successo a me lo so io, disse anni fa la cantante salentina in un'intervista a La Stampa. Non mi piacciono le guerre dei Roses. Ci ho messo un macigno sopra. Basta con Eva contro Eva. Le guerre fra comari non mi appartengono. Un sorriso vale più di 10 schiaffoni. Con Emma in che rapporti sono? In buoni rapporti. Davvero, dichiarò Stefano De Martino a Rivelo. Nel 2018 stranamente riesco a farmi perdonare quasi tutto. Sono sempre io la mera asterisco a. Ci sono i fatti che lo dimostrano. Però in qualche modo anche quando ho fatto del male, non l'ho fatto con quell'intento. Se l'ho tradita? No. Io non ho mai tradito nessuno. Se ti innamori di un'altra persona, questo va a discapito della persona con cui stai in quel momento. Però se le persone continuano ad avere un rapporto con me vuol dire che hanno capito che non ho voluto fare del male con l'intento di farlo. Negli anni ci sono stati segnali di distensione anche tra Emma Marrone e Belén Rodríguez e di recente le due sono apparse in grande armonia durante l'ultima puntata stagionale de Le Iene. Domenica 4 giugno, invece, è scoppiato un piccolo giallo. Emma Marrone si è esibita durante la festa per lo scudetto del Napoli tenuta allo stadio Diego Armando Maradona. A presentarla, nelle vesti di conduttore, è stato proprio il suo ex Stefano De Martino. Alla fine della performance, però, la cantante ha lasciato il palco in fretta e furia mentre lui urlava il suo nome per incitare il pubblico ad applaudirla. Alcuni telespettatori hanno pensato che tra i due ex ci fosse del gelo. Nulla di più falso. A smentire questa ipotesi è stata Emma Marrone in persona. Stefano è stato bravissimo. Ha tenuto una serata in mezzo a 50.000 persone e sono tanto orgogliosa di lui, ha detto in una Instagram story. Non l'ho sentito neanche parlare dietro di me. Volevo tranquillizzare che non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e della quale sono veramente orgogliosa. Quindi state sereni perché è tutto a posto, come se non bastasse. Sui social, una fan ha postato uno scatto che mostra Stefano De Martino, Belén Rodríguez e Emma Marrone a pranzo insieme durante il loro soggiorno a Napoli in un clima di assoluta serenità. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.